ragazzi, ma ragazzi, guardi, ragazzi. Io come dicevo prima non sono mai, cioè, avevo segnali, non ho mai percepito quell'aria da testa a testa che i media, il sistema mediatico lasciava trasparire, però poi le bocce, quando si gioca a bocce i punti si contano quando le bocce hanno finito di rotolare, quindi tanto valeva aspettare. Diciamo che il mio naso non mi ha tradito. Presidente, racconta il totale dei suoi due diretti contendenti. Sì, è diciamo un po' come si fa una corsa di atletica e prendere più di un giro di pista ai più diretti competitori. Normalmente questo suggerisce di allenarsi meglio per le prossime gare. Ma questo è dovuto a lei o è dovuto al PD? Ma spero a tutti e due, io ho dato il mio contributo, il PD di Renzi sta avendo un grosso effetto di cambiamento e di fiducia nei confronti degli italiani, quindi mi sembra due. L'appello che io ho visto, che gli appelli fatti alla fine erano molto simili, insomma, l'ha detto Renzi, io l'ho ripetuto venerdì in Piazza Castello. Ho fiducia nei piemontesi perché non credo che i piemontesi siano gente disponibile a cedere agli opposti populismi. Non c'è da cambiare tutto solo per il gusto di cambiare, ecco. Bisogna fare una verifica attenta di qual è la situazione, dove c'è da cambiare si cambia radicalmente, se ci sono delle cose buone ovviamente si tratta di portarle avanti. Io non sono certamente uno che per principio dice tutto sbagliato. Avete quindi raddoppiato i 5 Stelle? Sì, ma più o meno la stessa cosa nazionale, insomma, quindi direi che c'è una tendenza che qui si consolida e insomma. Domande dovreste fare a loro, perché diciamo non sono io che ho dipinto come il male assoluto Bono, non sono io che ho detto che avrei preso un voto in più, difatti ne ho presi tanti di più. Primo atto da presidente? Il primo atto da presidente sarà, diciamo, non c'è un solo atto, perché uno è quello di lavorare per predisporre il piano, il cosiddetto piano operativo regionale sui progetti europei che scade a luglio. Il secondo o il primo forse in ordine di date è quello di confermare, come ho già detto, l'abolizione dei rimborsi e l'abbattimento delle indennità, già decisione prese nello scorso consiglio. E poi c'è una cosa che sta soprattutto, che è quello di andare a Roma e capire qual è il quadro delle risorse nei principali settori di competenza, dalla sanità ai trasporti. Perché...